Russian Helmut Newton Legacy. Questo splendido volume è il catalogo della mostra che è stata inaugurata lo scorso 31 ottobre alla Helmut Newton Foundation a Berlino. La mostra è una celebrazione, una mostra itinerante, una celebrazione della carriera di Helmut Newton. E vuole appunto festeggiare anche i 100 anni dalla nascita. Il volume si svolge in senso cronologico, quindi si parte dai primi anni, sappiamo che lui poi era nato a Berlino appunto nel 1920, da lì è fuggito a causa delle leggi razziali per poi trasferirsi a Trieste, a Singapore, in Australia. E poi tornare in Europa, in particolar modo a Parigi. Come dicevo, si svolge in senso cronologico, ecco, gli anni 60, ogni capitolo si apre con un testo esplicativo che è in inglese, francese e tedesco. Negli anni 60 sono gli anni di Vogue France, quando Helmut Newton viene poi lanciato nel mondo della moda. Seguono gli anni 70, quando inizia a viaggiare, soprattutto negli Stati Uniti, si trasferisce a Saint-Tropez. Sono gli anni poi anche dei libri famosi quali Sleepless Beauty, Sleepless Night, scusate, e White Women. Il bello di questo libro poi, come vedete, è intanto che ci sono fotografie che non sono mai comparse in un libro e poi ci sono anche i suoi provini dove lui poi sceglieva quale sarebbe stata la fotografia definitiva. Si passa poi agli anni, ecco, quindi gli anni 70, poi gli anni 80 con i famosi Big Nudes, dove lui ebbe questa idea sconvolgente per l'epoca di rappresentare le modelle prima completamente vestite, abbigliate, poi invece nella stessa posa ma svestite. Poi gli anni 90, che sono gli anni in cui poi, ecco, questo qua è quello di cui vi parlavo, che sono foto celeberrime, negli anni 90, in cui sono gli anni in cui anche Taschen pubblica il Sumo, questa opera gigantesca, mastodontica, dedicata alle sue fotografie. Qui vedete Debra Winger, alla quale è stata dedicata poi anche la copertina, anche perché poi anche tutti i divi e le celebrità vogliono farsi fotografare da Helmut Newton. E poi gli ultimi anni, dove lui non è più ovviamente solo fotografo di moda, ma ha un'arte a sé stante. Il libro poi si conclude con una rassegna di tutte le mostre che gli sono state dedicate nel corso del tempo. Quindi per conoscere veramente Helmut Newton non resta che sfogliare e leggere Die Taschen Helmut Newton Legacy.